È una guerra silenziosa, è una pandemia quella dei morti sul lavoro. L'operaio ha perso la vita cadendo dal tetto di un'abitazione dove era salito per dei lavori di manutenzione. Una morte atroce, ustioni da congelamento, a perdere la vita due operai di 42 e 46 anni, investiti dall'azoto liquido. Una ragazza di 22 anni, Luana D'Orazio, lei è morta ieri mattina alle 10 nella fabbrica tessile nella quale lavorava. Continuano gli incidenti mortali sul lavoro e il numero delle vittime si aggrava. Un operaio è precipitato a Roma da un'impalcatura all'11° piano, un altro è rimasto schiacciato da un trattore in Alto Adige. Sono i numeri di una strage, di una situazione d'emergenza drammatica che va affrontata. Pene più severe e più immediate. Insieme dobbiamo lavorare per fare formazione e cultura della sicurezza, io lo ripeto, mi perdonate, lo dico sempre, ma è importante portarla avanti, attuarla anche nel mondo della scuola. Non possiamo non affrontare quel che è su tutti i giornali. La nostra foto del giorno è dedicata proprio a questo, la vediamo insieme, un cantiere, perché il lavoro e la sicurezza vanno di pari passo. Contribuire a ridurre incidenti mortali sul lavoro del 50% in 10 anni, un obiettivo ambizioso e abbiamo bisogno di fare la nostra parte.